Inaugurare questa mostra
presentare un personaggio davvero straordinario, Gianfranco Draghi, un poliedrico artista, un grande scrittore, una personalità veramente... chiaramente lo faremo insieme a questi ospiti illustri che sono qui con me. Maria Luisa Moretti, assessore all'istruzione del comune di Fiesole, la dottoressa Margherita Agler-Chieracci e il dottor Paolo Bagnini, che parleranno appunto di Gianfranco Draghi. Quindi lascio subito la parola a Margherita Agler-Chieracci, che appunto tratterà un po' alcune note su questo personaggio straordinario. Va bene, comincio io perché sono, credo, la persona tra tutti i presenti, anche per età naturalmente, che ha conosciuto, che conosce Gianfranco da più tempo. Lo conosco veramente da un'infinità di tempo, non dico quanto, per lui e per me. E questo incontro è un incontro così abbastanza magico, nel senso che si è ripetuto. Dunque, io ero matricola, perché sono un po' più giovane, anche se non si vede, io ero matricola e lui era assistente del professor Chiavacci, che era professore di estetica e di teoretica. Gianfranco si laureò con Galen, però era assistente di Chiavacci. Chiavacci Gaetano, che era colui che pubblicò Michel Stepper, come loro sapete molto bene. E a parte questo signore, che era tutto diverso da come ora, vestito all'inglese con un fiocchino, in tweed, e fece una bellissima lezione, splendida lezione su Charles Dubos, che fu la mia prima lettura, diciamo, extrascolastica, insomma. E gli votai grande affezione, me lo ricordo ancora, l'ho riletto, ne ho anche riparlato di recente perché lo stanno riscoprendo. A quell'epoca era abbastanza letto, perché per esempio Carlo Bo era un grande lettore di Dubos. Poi Dubos aveva tradotto Hofmannsthal, e quindi prima che esistessero le traduzioni italiane di Hofmannsthal, andava letto in francese, bisognava leggere Dubos. Comunque lui fu colui che lo portò all'Università di Firenze. Dopodiché scomparve dalla mia vista. Poi un giorno, camminando così per le stradine intorno all'università, su una bancarella vidi due librettini piccolissimi, verdi, di queste dimensioni, uno intitolato Della gioia e del dolore nello studio e l'altro Appunti per una testimonianza. E li presi e li lessi, mi fecero una grandissima impressione di nuovo. Non so nemmeno con certezza se ricollegai quella lezione a questi librettini, ma i librettini diventarono molto importanti per me. E poi finalmente io diventai amica di Cristina Campo a partire dal 52. Cristina, che aveva l'abitudine di mettere insieme i suoi amici, da un certo punto in poi in qualche maniera faceva gruppi, però ai primi tempi fiorentini il gruppo era unico, perché eravamo tutta gente con gli stessi interessi, gli stessi gusti. E allora ritrovai, e da quel punto in là ci conoscemmo per sempre, Gianfranco, ed era strettamente associato con Cristina in quell'epoca, perché lui stava facendo un interessantissimo foglio che era della posta letteraria del Corriere dell'Adda e del Ticino, su cui scrissero tante persone importanti, e poi scrivevamo noi giovani, una che sarebbe diventata importante, che era Cristina, che era Lucio, Masini, Gianfranco stesso, e poi anche gente come me, ma poi c'erano quelli che erano già famosi, come Luzzi, per esempio, che gli pubblicò Pietra Oscura, che poi non so che mai divenne questa Pietra Oscura scomparsa, ma esiste sul numero del Corriere dell'Arte. E Gianfranco era già in grande fervore di attività letteraria e filosofica, perché nacque come filosofo, scrittore e poeta. Tutte le altre arti sono venute dopo, dirò come. Però era estremamente fecondo,
e in quegli anni scrisse moltissime cose che sono anche di recente state ristampate, per esempio Inverno, che fu pubblicato da, tu correggimi perché io parlo così e quindi posso fare degli sbagli, Inverno fu pubblicato da Valletti con la prefazione di Carlo Bo, mi pare nel 55, comunque in quel tipo di anni. È stato recentemente ripreso, ristampato da Lombardi, con un altro libro intitolato Carnevale, molto interessante. Inverno è un bellissimo libro e là sono esposti sopra il pianoforte e loro dovrebbero darmi un'occhiata a questi libri. Siccome qui si parla di burattini, si parla di fiaba e si vende una fiaba, Inverno è lui stesso una fiaba e poi contiene fiabe, è un libro, è una specie di cornice tessuta intorno a delle fiabe. Per esempio c'è una splendida intitolata La strega dalle zampe di pollo, che Gianfranco ha letto questa primavera all'abbazia di Ganna. L'abbazia di Ganna fanno tutti gli anni un ciclo di conferenze e concerti, e in primavera avevano una sessione sulla fiaba. Allora lui presentò questa sua fiaba e questo pubblico era completamente entusiasta, ma veramente assolutamente presi, non potevano andarsene da questa stanza, perché poi Gianfranco è un grande lettore ed è un attore, naturalmente. E quindi c'è anche questo filo della fiaba attraverso tutta l'opera. Romanzi, racconti, saggi filosofici, saggi ritratti. Per esempio esiste uno splendido libro di cui si aspetta con grande ansia che venga pubblicato, perché deve essere pubblicato, intitolato Una vetrata colorata, che contiene dei stupendi ritratti di amici scrittori, amici maestri come Bernard.